Siamo una band rock alternative romana, portiamo avanti questo progetto da alcuni anni, produciamo musica con testa in italiano. Not For Money è più l'idea del non fare musica solo ed esclusivamente per fare soldi, non abbiamo nessuno che ci vincola a determinate cose come perché farle, quando farle, perché suonare determinate cose, perché dire determinate cose. Questa è un po' l'idea del Not For Money. Cerchiamo di fare quello che più ci piace nel miglior modo possibile. Allora, abbiamo scelto di fare una campagna di crowdfunding perché noi da sempre ci siamo autoprodotti qualsiasi cosa, in particolare il primo disco, e per il secondo abbiamo scelto di fare questa cosa per insomma migliorare un po' quel lavoro fatto nel primo. Quindi abbiamo scelto di scegliere questa strada per avere un finanziamento da chi magari apprezza il nostro lavoro, per riuscire a fare un disco molto più serio e professionale, e tutte le varie gadget, videoclip che stanno intorno a quello, al discorso dell'album. Per quanto riguarda la scelta di Apple, è stata una scelta dovuta al fatto che io personalmente avevo visto altre campagne fatte su questo sito che mi erano sembrate molto, molto proficue e organizzate molto bene, quindi quando abbiamo visto l'occasione di fare questo crowdfunding con loro abbiamo accettato di buon grado di fare questa avventura. Perché abbiamo un sogno, però i sogni non sempre sono gratis, i sogni non sempre sono realizzabili in maniera semplice, quindi abbiamo bisogno di un vostro aiuto, abbiamo bisogno di un sostegno finanziario per poter portare avanti i nostri pensieri, i nostri ideali, e portarli nelle vostre case e farveli raggiungere. Utilizzeremo i fondi raccolti in questa campagna per produrre il nostro disco, quindi per pagare le spese di studio, le stampe del CD, il fonico, il mastering, e reinvesteremo la parte restante nel progetto, quindi magari per un'agenzia di booking o per progetti futuri, insomma. All'interno del disco troverete 9 brani che tratteranno tematiche sociali e introspettive. Ci sono le distorsioni dentro, nel senso che diciamo è un disco che rimanda un po' al sound un pochino più vecchio, ovviamente, cioè, tempi moderni, però dentro ci si trova veramente tante cose, essendo 5 elementi che vengono da praticamente 5 generi diversi, dentro ci sono un sacco di cose, è un po' una cosa diversa da quello che gira adesso, diciamo. Allora, nel nostro disco, innanzitutto il nostro disco non ha un nome, e non ha un nome perché non era facile dare un nome a questo disco, visto che è ricco di contrapposizioni, di opposti. Infatti all'inizio si pensava di chiamarlo Compromesso Scomodo, poi Nemesi, tutte cose che vanno all'opposto dell'altro. Il nostro è un album di protesta, però non è un album di protesta che dura, ma è un album di protesta che comunque cerca sempre di tirar fuori un'ironia, un qualcosa che comunque attragga l'ascoltatore, però allo stesso tempo lo faccia riflettere. Secondo me acquistare questo disco significa acquistare un qualcosa di vivo. A noi non piace fare le cose in maniera standard, non ci piace seguire dei modi di fare alcune cose che fanno parte molto del mondo moderno di oggi. Noi siamo noi, e questo è quello che troverete nel disco, un disco vero, un disco sincero, un disco che parla di ideali, che racconta storie, che esprime pensieri, e credo che sia un valore importante comunque al giorno d'oggi, quindi acquistare il disco secondo me comporta tutto questo qui. Questo disco parla di noi, parla di voi, parla di tutta la situazione che stiamo vivendo, il nostro periodo storico, perché dentro ci sono tutte le nostre influenze, c'è un pezzo della nostra anima, e perché abbiamo fatto un bel lavoro e un bel disco.